L'Invicta Basket continua nella sua straordinaria stagione e si aggiudica gara 1 delle semifinali playoff, battendo al Pala Cannizzaro il Sant'Agata per 83 a 59. Gli uomini del coach Spena hanno tenuto la squadra avversaria in gara sino al secondo tempo, ma negli ultimi due tempi finali i cestisti nisseni hanno cominciato a giocare sul velluto e per il Sant'Agata non c'è stato nulla da fare. Nota di merito per Paride Giusti e Mattia Talluto, che hanno trascinato l'Invicta in questa gara. Da segnalare che la gara è iniziata con 40 minuti di ritardo per il cambio del vetro di sospensione del canestro scheggiato durante il pre-gara. Partita dura, come abbiamo visto il Sant'Agata non è una squadra che regala niente a nessuno. Complimenti a loro per aver tenuto la partita sempre là in bilico, poi noi con un super Mattia Talluto oggi veramente in versione playoff. Rivista, noi lo conosciamo solo come gran passatore, ma penso che oggi ha dimostrato a tutto il pubblico che ci ha seguito e che ringrazio nuovamente di essere un realizzatore. Grande lavoro dei lunghi dentro l'area, Paride Giusti conferma di essere veterano, Samuele essenziale, va sempre al sodo, la rotazione con Ciccio Lombardo che veniva da 3 settimane di stop. Ci ha dato un respiro perché ci ha permesso di cambiare tatticamente un po' la difesa. C'è stata una partita bella, combattuta, abbiamo dato il massimo, ovviamente gli avversari hanno lottato pure, ora abbiamo gara 2 domenica prossima, speriamo che andrà bene, vediamo. Basket, Serie D, Playoff, gara 1. Sporting Adrano, Siracusa Basket 72-80. Invicta Sant'Agata 83-59. Zanella Cefalù Capobasket 66-77. Mascalucia Sales Catania 67-59. Il CUSN, approfittando del riposo dell'Olimpia Ragusa, battendo la Salusport per 70-66, riesce ad agganciare l'Olimpia in testa alla classifica. Partita giocata a buon ritmo, con i cestisti nisseni che riescono a vincere per sole 4 lunghezze, ma tanto basta per agguantare l'obiettivo prefissato, ossia il primo posto in classifica. Basket, promozione, girone D, terza giornata del terzo turno. La Fenice Priolo, nuova città di Gela, 45-59. CUSN, Salusport, 70-66, riposa Olimpia Ragusa. La classifica. CUSN e Olimpia Ragusa 16, Nuova Città di Gela e Salusport 10, La Fenice Priolo 0.